parliamo della linea guida 4, ossia quella che ci dice di bere acqua in abbondanza. L'acqua è un alimento che nelle rappresentazioni grafiche delle linee guida, come nelle piramidi, viene messa alla base delle raccomandazioni, proprio per dare l'indicazione di quanto sia importante bere per ripristinare le perdite di acqua. Le perdite di acqua sono un fenomeno fisiologico, fanno parte del nostro metabolismo. Quello che noi dobbiamo fare è cercare di anticipare la sensazione della sete, cercando di bere costantemente nell'arco della giornata. Quando abbiamo sete, come dire, è già tardi per bere. E beviamo acqua, il modo migliore per reidratarci è proprio bere acqua. Tutti gli altri liquidi, tutte le altre bevande che noi beviamo contengono anche, a seconda dei casi, zuccheri oppure alimenti nutrienti nervini come la caffeina, la teina. Quindi l'acqua invece contiene solo se stessa. Quanta acqua dobbiamo bere? Ne dobbiamo bere circa 1,5 litri, 2 litri al giorno, che corrispondono a 6-8 bicchieri. Naturalmente i fabbisogni di acqua salgono molto se per esempio fa molto caldo e quindi si suda tanto, oppure se si suda tanto perché si fa attività fisica. In questo caso è molto importante, diciamo, fare attenzione all'idratazione. Ci sono delle fasce di età che sono particolarmente vulnerabili alla sensazione della sete, e questi sono i bambini. I bambini devono essere incoraggiati a bere con regolarità, e gli anziani in cui il meccanismo della sete funziona male e quindi possono andare incontro a disidratazione. Ma quale acqua dobbiamo bere? Quella che ci piace di più. L'acqua di rubinetto è sicura tanto quanto le acque imbottigliate, è comoda, costa poco e non impatta tanto sull'ambiente perché non comporta l'uso di tanta plastica. E se ci piacciono le bollicine, possiamo gasarcela a casa ed è buona. Sfatiamo un po' di falsi miti legati all'acqua. L'acqua non fa ingrassare, l'acqua non contiene calorie, contiene solo se stessa, come abbiamo già detto. L'acqua non necessariamente deve essere bevuta lontano o vicino ai pasti, l'acqua deve essere bevuta regolarmente per tutto l'arco della giornata, normalmente come ci piace di più. Le acque oligominerali non servono a curare la cellulite e non ci aiutano a mantenere la linea. Le acque povere di sodio non sono più diuretiche delle altre acque, tutte le acque sono diuretiche. Venite a scoprire la linea guida acqua e tutti i falsi miti legati alla linea guida acqua al link che vedete nei titoli di coda, e bevete sempre tanto. Thank you.